Antonio Di Brino, avete convocato questa conferenza stampa per parlare della mancata assegnazione della bandiera blu. Sì, credo che siamo arrivati all'epilogo di un'amministrazione che ha creato e determinato solo danni per questa città. Il fatto che dopo 12 anni non venga confermata e assegnata la bandiera blu a questa città è un fatto di una gravità inaudita. Quindi questo, se vogliamo, è l'atto emblematico del risultato amministrativo di un'amministrazione assolutamente negativa che ha creato solo danni a Termoli. Ecco, il sindaco Sbrocca ha parlato di voler ricercare, insomma, le cause. Secondo voi quali sono queste cause? Beh, questa la dice lunga sul sindaco, che chiede le motivazioni per cui non venga assegnata la bandiera. Beh, il sindaco Sbrocca ha assegnato delle consulenze per circa 100.000 euro a due persone, una per la comunicazione e una per il turismo, e si rendesse conto di quello che ha fatto. Insomma, si spendono soldi, si nominano consulenti e non si ottengono risultati. D'altra parte, io credo che il sindaco Sbrocco viva in un'isola, l'isola di Peter Pan, l'isola che non c'è, oppure non si rende conto che la situazione di balneazione della nostra città è peggiorata con la sua presenza da quando lui è sindaco negli ultimi 4 anni. C'è una situazione maleodorante nel centro storico, ma anche nella città di Terno e sul lungomare nord. C'è una situazione di acque di balneazione inquinate, c'è una situazione di degrado dei servizi, c'è una situazione di abbassamento della percentuale di raccolta differenziata. Che cosa vuole di più? Che cosa deve capire il sindaco Sbrocca? Deve solo capire che deve lasciare questa poltrona da sindaco e possibilmente anche quella da presidente del COSIB, deve liberare questa città finalmente, anche perché, come dicevano i latini, in cauda venenum, cioè nella coda c'è il veleno. Io temo i colpi di coda, così come è stato l'ultimo consiglio comunale in cui si è approvato un progetto del tunnel che ha delle procedure illegittime, e abbiamo oggi il dovere, l'obbligo di salvare questa città. Quindi a chiedere a Sbrocca di dimettersi immediatamente e di liberare Termoli dalla sua opprimente presenza. Qualcuno ha detto che probabilmente questo fatto della bandiera blu può essere anche un alibi, sia in positivo che in negativo. Può essere un alibi. Non so che tipo di alibi può essere questo. Io credo che, insomma, non ci sono giustificazioni, non ci siano alibi. Anche tutto, perché i bagnatori non sembrano tanto preoccupati, devo dire, questa cosa. Ma evidentemente i bagnatori sono persone troppo educate, perché sicuramente hanno compreso, e non solo i bagnatori, i danni che ci saranno e che saranno conseguenti a questa privazione della bandiera blu, danni che non riguarderanno solo i balneatori, che riguarderanno la città di Termo, e mi permetto di dire che riguarderanno tutto il Molise, perché voglio vedere alla prossima BIT di Milano che cosa porterà il Molise, se porterà una bandiera blu o se porterà invece altre cose o la mancata assegnazione di questa bandiera.